Mamma mia. Ecco, siamo si stai proprio a letto ora. Altro che discorsi. E ripiove. Questo è il macello che è successo. Eh? Io sono proprio un macello, eh. Oh, aspetta. Questa c'avevo là. Poi la troverò. La spazzolina d'ottone c'avevo. L'hai vista la spazzolina d'ottone? La voglia, c'ho anche degli amici laggiù, sono preoccupato. Che dici? E poi non c'è neanche da fidarsi, ti diranno tanto domani in piove. Oggi doveva esserci il sole, per esempio, sono di che dice Andoro. Non l'alluvione, che poi io con l'alluvione ci sono scappato. Guarda, gli incendi non l'ho mai avuto nulla a che vedere, ma con le, come si dice, con l'alluvione me ne è capitato di tutti i colori. Come Ale, oh, che miseria. Senti, quella di 66, quella di Firenze, ero vicino, avevo 7 anni, però mio babbo lavorava a Careggi, è rimasto una settimana di fila a Careggi a lavorare, senza tornare mai a casa. Smontava e rimontava, dormivano su delle brande così perché c'era un casino di gente da aiutare. Gli hanno dato anche... hanno dato anche il riconoscimento e la medaglia, davvero? A Magnese, a Magnese è una scherza mia, chiacchiere se ne fa poi, capito? Mi sembra di stesse una settimana intera senza tornare a casa, che ci telefonava, che poi per esempio non mi sembra ci fosse il telefono, sì no, non ci stava il telefono, e ci telefonava e... allora poi dopo mi portò a vedere quando la cosa era... e no, nulla, l'acqua la cominciava... da piazza San Marco in là, non l'acqua, la mosa, il moticcio, il sudicio. Dopo c'aveva il mio zio che stava proprio sul lungarno lì, lui la casa, però lui perse veramente tutto. Ha visto il, come si chiama, un buto, no, vabbè, comunque. E dicevo, il... la s'asciuga, la voglio rimettere... sì, l'alluvione del 66 me la ricordo bene. Poi che ci fu? E no, poi ci fu quella di Terzolle e di Mugnone, la mattina andavo a lavorare, tra il sonno che aveva ancora la cispa agli occhi, c'aveva il ciao, mi ricordo, il ciao nero, lo squalo. A un certo punto, amico, avevo già trovato... che in fondo al termine gli aveva dato di fuori un fossacchiolo che io in vita mia non l'avevo mai visto, giuro non l'avevo mai visto con l'acqua, mai. E gli aveva dato di fuori, quel motorino aveva fatto una specie di riusci se riesci, e mi è riuscito ad arrivare vivo ai Terzolle, e Terzolle ha fatto un pulito, ma peggio di tutti gli era stato in Mugnone. E madonna buona. Il Terzolle lo passai, mi ricordo, sopra Piazza Dalmas, sopra Careggi. E poi invece arrivai lì a Mugnone e Romito, è successo un casino. C'era, mi ricordo, vabbè, quella fu una cosa neanche dovuta. C'era la pensilina, la cosa che si passa per in bicicletta o motorino a piedi, e l'aveva fatto da diga, gli era arrivato un albero enorme, gli aveva tappato tutto lo specchio, della pensilina. Si era riempito di bandoni, cose, roba di... ha fatto di gabbia, andava fuori di fuori a tutte le parti. E poi aveva fatto... e poi l'esperienza più tragica dell'alluvione, che però quella lì molto probabilmente non fu tragica, perché non è che ci fossero dei morti, ma io penso che nessuno nemmeno lo... se la ricordi, ma quelli che stavano lì se la ricordano. Mi ricordo che... non mi ricordo verso... 90, 91, verso il 90... io andavo a fare ricerche archeologiche con mio amico, si chiamava Enrico Malandrin, lavoravo con me all'Eliocopia. Mi ricordo che andavo a fare ricerche archeologiche sui fiume Misa, alla parte di Senigallia, di là, sui sì. E c'era un passo su una specie di guado su un fiume, e lì si trovavano degli strumenti in pietra del Paleolitico. Scherzo, andavo ogni tanto, tutte le volte che magari finiva l'inverno e c'era. Non c'era, diciamo, il borraccino, perché se c'è il borraccino non vedi nulla.
e se andava. Non mi ricordo, un giorno se andò, era bella una settimana che pioveva, però ha visto, si disse, che si fa, non si va, andiamo, io la peggiore ipotesi, invece se non si può, insomma la mattina si arriva lì presto, e io mi ricordo ancora, perché questo fiume è un torrentello in Misa, cioè è un fiume, insomma un fiume ciattolo, questo fiume c'ha, un letto enorme, largo, si diceva, oh, è un bel letto che ha fatto, se poi di un rigagno, no? Mi ricordo che la mattina verso 9:30, noi si arrivò in questo posto, che si scese, si parcheggiò la macchina, io mi ricordo che gli dissi, non andare, c'è un boticcio laggiù, lasciamolo qui sopra, visto che c'è il letto di fiume, poi c'è la sponda, poi c'è il primo, poi c'è il secondo terrazzo, insomma. E disse, la lascio qui, dice, perché ho le gomme, le ho soltanto 9:09, c'avevo la regata, me lo ricordo ancora. Io così, ora vado al ricordo, però mi sembra che in linea diaria fra la macchina nostra e il fiume Misa, la mattina alle 9:30, quando noi si arrivò, si cominciò a cercare, si scese, ci fosse stato un 80 metri, non di meno, forse qualcosa di più, comunque non di meno, un 80 metri, noi si parcheggiò la macchina a 80 metri dal fiume. Si scese giù, si cominciò a cercare lì fra il ghiaione, si guarda, poi arrivò, mi ricordo, al fiume e si disse, vabbè, è peccato, non si vede sul letto di fiume perché la terra, l'acqua, l'era montosa, sembrava cioccolato, caffè latte, capito? E però mi ricordo che io e lui, ma sia con gli stivali normali, quindi non con diciamo una bardatura particolare, si attraversò questo fiume 5-6 volte per andare da quell'altra parte del fiume a cercare. Poi a un certo punto cominciò a ripiovere. Cominciò a rinforzare, schiesi, sì, vabbè, andiamo in macchina, tanto gli arrivi verso l'11:30, sai che si fa? Mentre si mangia, ci si mette, chi aveva portato il panino, aveva il prosciutto, chi aveva le salsicce, chi aveva poi chi l'acqua, chi la birra, chi frutta, e comincia a piovere. Ma pioveva, forte, e piove, e noi in macchina a ragionare, io a quei tempi mi ricordo fumavo sigaretta per benino. A un certo punto fa, io con l'occhio mi smette, disse, ma quanto è che piove? E si guardò lì che ho detto, che mezzo? Sicché, allora, e non si vedeva niente perché pioveva di rotto. Io non ho mai visto una pioggia di rotto a quella maniera. Insomma, ti giuro, a un certo punto feci, senti, ascoltami, e piove, ma io, se no pisci addosso, può pisciare. E lì se ti scocciamo l'atti, io vabbè, c'è il problema, prendo l'ombrello, metto fuori l'ombrello, il tempo di fare caso, ci vuole lì. Allora, io ti giuro, apro lo sportello della regata, apro l'ombrello e pioveva. Come esco fuori dalla macchina, che non c'era il rumore dell'acqua che picchiava sulla carrozzeria, ma arriva un rumore sordo, che disse, cazzo è questo rumore? Mi ricordo, giro dietro alla macchina cercando di aprirmi la patta dei pantaloni e mi trovo di fronte a uno spettacolo, ti giuro, mi sono cacato addosso con l'uccello di fuori perché non avevo... Mi ricordo di aver visto un fiume che non si vedeva la fine dall'altra parte, di acqua che passava a una velocità che io non ho mai visto in vita mia. Guarda, era una cosa incredibile, passava degli alberi con delle cose a quella maniera e l'acqua era arrivata, guarda, ti giuro, qui c'era la macchina e lì a 2 metri, non di più, 2 metri c'era quest'acqua che correva a una velocità che io non ho mai visto in vita mia. E con l'uccello di fuori, l'ombrello feci, butta via, mi rinfio in macchina, arrivo, scappa, arrivo, butta giù il vetro, fa così di dietro, vede questa cosa, madonna, mette la prima e si scappa. Allora, il ponte di sotto dove si era passato, sì, gli era sotto 10 metri d'acqua, ma te lo posso garantire perché io penso che in quel momento lì, in quel punto lì, il fiume avesse una larghezza di più di 200 metri, ma te lo giuro. Poi c'era quest'acqua che correva a una velocità che, con un rumore basso, e arrivava proprio alla... Insomma, si aggrappò su per un viottolino che ne andava su un cocuzzolo, una collina di un centinaio, 200 metri. Quando si arrivò alla casa di contadino Onvetta, c'erano tutti i contadini a vedere da questa cosa. Sembrava che di sotto ci fosse un lago che correva. Guarda, ti giuro,
mi sono cacato strahahata addosso. Ma che se grullo davvero? Io, ma siamo arrivati precisi, ma pensa che la sera poi dopo ci toccò passare da Ancona per tornare a casa. Cosa vuol dire? Meglio? Ho avuto una paura, ma paura, sta zitto, alla buona lunga, questo è gasolio, gasolio. Allora recupero sì.